Torniamo con il sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo, per questa iniziativa che devo dire sta destando molta molta attenzione, non solo in ambito locale, sindaco, perché questi suoi pass sono arrivati all'attenzione anche regionale, insomma questa ordinanza che lei ha fatto per dettare regole ben precise. Ci può raccontare lei come state affrontando la fase 2 e quali le novità per questa stagione estiva? Buongiorno intanto, sindaco. Buongiorno, buongiorno. Allora, il punto cruciale è che noi abbiamo fatto ovviamente delle considerazioni. Abbiamo considerato innanzitutto che noi abbiamo una spiaggia molto ampia, una spiaggia di circa 7-8 chilometri, abbiamo un flusso turistico notevole nel periodo estivo, intorno ai 40-50 mila presenze, e abbiamo grandi strutture ricettive, abbiamo molte seconde case, per cui tutto ciò comporta anche un maggior rischio di diffusione del Covid. Quindi noi abbiamo pensato che innanzitutto bisogna avere più controllo e più informazioni sui flussi turistici. Quindi nei flussi turistici, per quanto riguarda i flussi turistici in entrata, c'è la necessità di registrarsi e di fare una richiesta in cui indicano quante persone di famiglia vengono, dove vanno ad alloggiare e il periodo di permanenza ad Ascea. A ciò poi corrisponde un pass che viene consegnato appunto alle famiglie, ma anche ai vari membri della famiglia stessa, e con tale pass si può accedere ai luoghi che sono più frequentati, come per esempio la spiaggia, gli edifici pubblici, i parchi. Ogni pass ha un colore diverso a seconda della categoria di persone, nel senso che se sono residenti di Ascea avranno un colore, se sono non residenti un altro colore, coloro gli ospiti delle strutture avranno ancora un altro colore, le case e vacanze avranno un altro colore e così via. Quindi in questo modo è anche un fatto pratico perché si percepisce immediatamente quando vi sono dei controlli, magari si percepisce immediatamente da dove proviene e con chi abbiamo in qualche modo a che fare. Quindi tutto ciò snellisce non solo i controlli, ma questo facilita in caso di voglio dire, contagio anche la rete dei rapporti, è facilmente diciamo, reperibile, facilmente individuabile. Quindi abbiamo pensato a questo tipo di cosa che sta effettivamente avendo molto successo, vediamo dal punto di vista pratico perché partirà il 1º giugno. Ecco, come sarà possibile avere i pass? Praticamente tutti, anche se noi, ecco, della redazione dovessimo venire ad Ascea dopo il 1º giugno per realizzare un servizio oppure per naturalmente una passeggiata, ecco, dobbiamo avere tutti i pass. Chiunque arriva ad Ascea, sindaco? Sì, quelli che i non residenti riteniamo che li configuriamo come quelle persone che sono dei paesi vicini, per cui a semplice richiesta, con una richiesta scritta che si fa e si rilascia immediatamente. È una cosa molto molto semplice. Noi predisponiamo i pass che saranno già pronti intorno al 15, massimo 20 di maggio. E poi per coloro che abitualmente si recano nel nostro comune, non è che c'è una scadenza, quindi viene rilasciata una volta per sempre e quindi si accede comodamente in qualsiasi momento, insomma. Ecco, quali sono state le reazioni dei cittadini di Ascea? Ma devo dire che sono tutti entusiasti, non abbiamo avuto al momento nessun tipo di controindicazione su questa cosa, anzi, sono entusiasti di questa cosa e ci chiedono immediatamente il pass. Questo sì, insomma, noi li stiamo preparando, oggi faremo la delibera per poter acquisire questi pass, nell'arco di una settimana saranno pronti, quindi diciamo intorno al 15, massimo 20 li cominceremo a distribuire innanzitutto ai residenti, ai proprietari delle seconde case, ai non residenti dei paesi del Cilento, di modo che così già diciamo questa prima parte risolviamo il problema. Una volta avuto il pass appunto vale per sempre, per cui insomma non ci sono particolari problemi. Come sta andando questa fase 2? Beh, la fase 2 qui ad Ascea va bene, va molto bene, direi, nel senso che non c'è nessun caso di coronavirus, anche a livello provinciale, sono giorni che non ci sono più casi di contagio, quindi
E la gente ovviamente dopo tanto tempo che è stata in casa ha necessità di uscire, quindi molti passeggiano e quindi c'è più movimento, ma un po' alla volta dobbiamo tornare alla normalità. Secondo lei avete predisposto ai pass, quindi immaginate comunque una stagione turistica. Secondo lei come sarà possibile, Sindaco, nel rispetto, ecco, delle regole che ci arrivano in questo periodo? Come sarà possibile una stagione turistica? Se sarà possibile. Se sarà possibile, ce lo dirà il governo, ce lo dirà la regione. Noi ci stiamo già attrezzando. Io penso che sia possibile se tutti quanti noi abbiamo un senso di responsabilità, perché non è immaginabile che l'amministrazione comunale con 30-40 persone possa fare dei controlli a tappeto. Quindi voglio dire, c'è la grande componente è quello del senso della responsabilità. Io ritengo che ci sia un grande senso di responsabilità perché effettivamente si è capito che il momento è difficile, è un momento davvero delicato, per cui insieme, tutti insieme, penso che ce la possiamo fare. È ovvio che bisogna mantenere le regole, bisogna rispettarle, bisogna avere il distanziamento sociale, in determinate occasioni portare la mascherina perché non è immaginabile stare sulla spiaggia ovviamente con la mascherina. Ci sarà un distanziamento degli ombrelloni sulla spiaggia, ci sarà un controllo su tutto il litorale marino, per cui noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per favorire il rispetto delle regole. Però poi le regole devono essere rispettate e a questo ci affidiamo anche al buonsenso, ovviamente, di tutti coloro che verranno nella nostra cittadina. Allora, Sindaco, in chiusura le sue parole ai suoi cittadini, ai turisti, vacanzieri, insomma, a tutte le persone che nei prossimi giorni vorranno raggiungere Ascea. Intanto, ecco, procuriamoci i pass, perché senza pass ad Ascea non si entra, ce n'è per tutti, ci sono diversi colori, c'è anche questa bella immagine della Torre di Veglia per i turisti, insomma, anche un bel pass avete predisposto, bello anche da insomma, appendere al collo. Avete curato tutto nei minimi dettagli, quindi procuriamoci il pass per andare a fare la passeggiata ad Ascea, ma naturalmente rispettiamo le regole. Sì, assolutamente sarà così. Io voglio dire a tutti coloro che verranno nella nostra cittadina che noi siamo assolutamente accoglienti e siamo contenti che possano ritornare da noi. Ci sono persone che vengono da 30, da 40 anni e effettivamente c'è un rapporto come se fossero cittadini di Ascea, quindi effettivamente siamo per l'assoluta accoglienza. Noi raccomandiamo a loro che vogliono bene Ascea, sicuramente come noi, di fare in modo di rispettare le regole, di volerci bene, perché in effetti rispettare le regole significa non abitare nella giungla, ma abitare in un posto civile in cui vogliamo bene prima a noi stessi e poi anche agli altri.